Oggi c'è Milan-Barcellona, ma ieri si è giocata anche Nicosia-Real Madrid, Apoel Nicosia-Real Madrid 0-3. Il risultato sembra dire che il Real Madrid abbia vinto facile, ma bisogna dire che non è stata facile per il Real Madrid, perché fino, diciamo, a tutto il primo tempo e una parte del secondo, il bunker delle Nicosia stava reggendo in un modo o nell'altro, con occasioni a non finire da parte del Real sprecate, tra cui una clamorosa di Benzema, che poi si è fatto perdonare con un bel gol in tuffo e ha sbloccato il risultato. Quindi due gol di Benzema, tra cui in mezzo uno di Kakà, no? Ex Milan, che fa comunque così, fa sempre piacere, perché comunque è un calciatore che ha giocato in Italia. Quindi l'altra partita invece, a sorpresa, possiamo dire, il Chelsea è andato a vincere 1-0 a Benfica contro la forte squadra portoghese. Viene per i napoletani, diciamo, per i tifosi del Napoli, del Ciuccio c'è ancora più da recriminare, perché comunque c'è più da, così, da soffrire, tra virgolette, perché stanno immaginando, no, che al posto del Chelsea adesso, no, cioè, ci fossero stati loro, avrebbero anche, non so, così a livello di fantasia, potuto anche battere il Benfica, quindi trovarsi in semifinale proprio contro il Real Madrid. Quindi si profila una semifinale di Champions League sicuramente, quasi sicuramente, perché tra Real Madrid e Chelsea, perché il Chelsea fuori casa va male, è ok. Ne sa qualcosa il Napoli, ma in casa non ce n'è per nessuno, come anche un po' tutte le altre squadre, tutte le squadre inglesi. Ma torniamo ancora a oggi: oltre a Milan-Barcellona, all'altro quarto c'è Marsiglia, Olympique Marsiglia-Bayern Monaco. Olympique Marsiglia che ha eliminato l'Inter e il Bayern Monaco che è campione di Germania, quindi grande squadra tedesca. Quindi queste sono state le partite di ieri, queste le partite di oggi. Forza Milan, perché unica squadra ormai italiana in campo in Champions League, speriamo che batta il Barcellona. È dura, è dura, è dura.